Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro Speranza che finalmente qui oggi ci ha dato i nomi dei suoi datori di lavoro di commesse, elencando le aziende farmaceutiche chiamate a compiere questa sperimentazione di massa. Perché dopo aver distrutto i nostri diritti, la nostra economia, i nostri beni, i nostri sogni, obbedienti al grande reset, oggi siete qui a sostituirli con il bene comune vaccino OGM, inutile e dannoso. State usando gli italiani come cavie, sacrificati all'altare di un manipolo di lobby sostenute da una scienza venduta e da un gruppo di politici corrotti e collusi che si fanno pagare anche le campagne elettorali dalle lobby della morte, come IRBM e Philip Morris. Le parole del ministro di oggi sono in realtà Onorevole Cugna, si possono esprimere i concetti in maniera analoga senza usare tutte queste descrizioni che umiliano il Parlamento in tutte le sue componenti. Ai danni di quegli anziani che avete lasciato morire da soli per la vostra disciplina nuovo ordine mondiale ed ancora forze dell'ordine, forze armate, operatori sociosanitari e sanitari. Tutto questo avviene nei giorni in cui la Cassazione, supportata da centinaia di studi, l'onorevole Sgarbi, stabilisce prego.